cosa che cammina. Senta, ricominciamo da capo. Mi sto cercando, mi stanno alla prima per cercare di capire. Ricominciamo tutto da capo. Non c'aveva problemi sta ragazza, guarda come stanno, questo è il papilloma virus, eh. Papilloma virus, sì. Che ne sai? Sì, sono i vaccini del papilloma. Tutto è così, mi hanno mandato un mare di video dalla Bolivia, dalla Colombia, forse. Sì, eh? Tutto è così, ragazzetti. C'hanno tutti i problemi di... Ma questa è una signora, non è una ragazzetta. Vabbè. Questo sarà almeno 40 anni. Non lo so, faceva tutto accenno. Vabbè, dai. È partito. Sì. Girano i numeretti, sì. È rosso il pallino. Certo. Ok, vai tranquillo. A ricomincio. Buongiorno a tutti, mi chiamo Andrea Libero Gioia, rappresento The Walk of Change, sono qui con Orazio Ferniani di Alba Mediterranea. Oggi purtroppo non è presente Giorgio Vitali, sempre di Alba Mediterranea e di Asso Consumatori, ma siamo qui fondamentalmente, insieme anche a Domenico Tancamillo di The Walk of Change, per denunciare un fatto gravissimo, cioè l'inagibilità di almeno 7 edifici scolastici, quindi pubblici, su 9 presso il comune di Bracciano. Siamo arrivati qui stamattina, abbiamo fatto naturalmente immediatamente la querela presso la stazione dei carabinieri centrale di Bracciano, dopodiché siamo passati alla protezione civile in ordine, polizia locale, municipale, siamo andati presso l'ufficio del sindaco nel comune di Bracciano e infine abbiamo fatto il giro degli istituti per informare i vari dirigenti, anche i vigili del fuoco, naturalmente poi ecco, dovremo comunicare con la sede centrale di Via Genova a Roma, dopodiché siamo venuti in tutti gli istituti scolastici per informare i vari dirigenti scolastici, avremmo voluto fare delle riprese anche con gli stessi dirigenti, non c'è stato modo perché non ce l'hanno permesso e quindi siamo qui adesso alla chiusura di questa lunga mattinata del 5 di aprile 2018 e a lasciare questo messaggio filmato. Naturalmente adesso continuerà Orazio Ferniani, ideatore di tutte le denunce che abbiamo scritto e abbiamo depositato, e vi racconterà qualcos'altro. In un minuto. Bene, sarò brevissimo, contrariamente al mio solito, dicendo che tutto questo che adesso abbiamo fatto stamattina, abbiamo detto, abbiamo ideato e quant'altro, è disponibile sui siti di albamediterranea.com o anche di Alba Mediterranea sul sito di Facebook, o anche questo video su YouTube di Alba Mediterranea, o anche su tutti i vari siti web di The Walk of Change, la pagina Facebook The Walk of Change e quant'altro. Quindi tutto, diciamo, gli approfondimenti li trovate, ma va detto che questo non è altro che l'aggiornamento e l'adeguamento della denuncia che abbiamo fatto il 15 settembre scorso del 2017 a proposito del 92% delle scuole inagibili presenti in Italia. Quindi a questo punto rimando a quanto documentato in queste pagine che ho ricordato adesso, e vi ringrazio dell'attenzione e saluto gli amici che ci hanno supportato in questi momenti. Grazie. Saluto a tutti da Orazio, Andrea e Domenico. Sempre attacca. Solo attacca.